L'estate comincia lunedì, ho spento il telefono da un po'. Tu mi parli di scoppio di quasi, e sul lettino da spiaggia mi abbronzerò. Veste arrivo al mare, canzoni da cantare, poi gridando tutti insieme senza voglia di dormire. Tu seduto intorno al fuoco strizzi gli occhi, poi sorridi, mi fai smorfie impertinenti. Mi sa tanto che mi svegli. E lo sai che il mio cuore freddo si scalda quando sei qui racchiusa tra le mie braccia. Non sento altro che te, na, na. Passiamo a prenderti stasera con le pizze dentro al cofano e con Diego che ha portato la sua Polaroid. Tutti distesi sullo stesso telo, canto questa stupida canzone che ti entra in testa e poi non se ne va più. Come fai tu, nana? Penso se non ti avessi fermato a quest'ora dove saresti? Sarei con mio padre ad annoiarmi. Allora qualcosa di buono l'ho fatto. Beh, certo. Mi ha impedito di fare una grandissima cavolata. E mi sarei sicuramente pentito dopo. Alice? Alice, mi senti? Alice? Che è successo? Non lo so, sono arrivato adesso e ho trovato stesa qui, ma hai dormito fuori? Ma che stai dicendo? No! Cosa hai fatto ieri sera? Niente, stavo bevendo, poi sono salita in camera mia. Ma che ci faccio qui? Te la devi smettere. Ma che stai dicendo? Non fare sti discorsi di prima. Sto dicendo una cosa molto semplice, devi smetterla di farti del male così, non serve a nulla. Ah, ma tu intendi questo? Sì che smetto, tranquillo. Comunque, mo, aiutami a portare la cassa di vetro dentro casa. Hai capito cosa sto dicendo? Sì, ti ho ascoltato. Comunque, mo salgo che devo fare alcune cose. Non devi andare a lavoro oggi? No, no, ci vado di pomeriggio. Ci credo, in queste condizioni mica potresti lavorare. Vabbè. Comunque forse è meglio se quella cassetta la prendo io. Non ti fidi? Vabbè, sinceramente no. Meglio se la prendo io. Fai come vuoi. Ciao. Ciao. Esatto. Ciao. Ciao.
tu sei l'amica di mia sorella? Sì, sono io, sono venuta a prendere l'Aurora che dobbiamo andare in biblioteca. Sì, sta scendendo. Ah, ok, grazie. Ciao Ori! Oh, ciao, che ci fai? Qui? Sono venuta a prenderti così andiamo in biblioteca insieme a te. Ah, ok, andiamo. Diego! Diego, come stai? Che cosa ti fa pensare che vada tutto bene tra noi? Ho saputo che tra te e Bea le cose comunque vanno bene, pensavo che anche fra di noi le certo cose... Certo che no. E ora che va tutto bene tra noi, tu non devi neanche avvicinarti. Hai capito? Sparisci. Ciao ragazze, come va? Ciao, sono Novità. Beh, diciamo che in questi giorni abbiamo tenuto d'occhio i movimenti di Zoe. Sì, infatti siamo certe del fatto che lei si sia avvicinata ad Aurora soltanto per il fratello. Che poi a lei neanche piace le vicine. Che scoop, ragazze, non ci posso proprio credere. Non sapessi noi. Vabbè, comunque questa notizia che mi state dando è davvero preziosa, non sapete quanto. Perché, scusa? Che intenzioni hai? Noi l'abbiamo scoperto per parlarne tra di noi, per capire cosa stesse nascondendo Zoe, non di certo per andarlo a dire ad Aurora. Sì, infatti, è soltanto un gossip con cui divertirci e basta. No, no, tranquille ragazze, giuro che non farò niente. Ma sì, c'ho ancora tempo per firmare. Ciao Ale, che fai? Ciao, stavo controllando la posta. Ah, ok, Cheryl è dentro? Sì, è dentro. Ok. Ci è mancato poco. Ciao Cheryl! Ciao Bea, che sorpresa! Devo raccontarti un po' di cose. Immagino. Vabbè, innanzitutto con Diego adesso va tutto alla grande, stiamo molto bene insieme. Quindi quella corsa è servita? Certo che è servita, senza quel volo che abbiamo fatto l'altra volta, quest'ora Diego si troverebbe dall'altra parte dell'Italia a fare chissà che cosa. Quindi merito di essere ringraziato in un certo modo. Stai zitta, che sei tu che dovresti essere onorata della mia compagnia. Di questo lo sono davvero, perché non posso pensare che l'anno scorso ero amica con una come Greta. Dai, ora non pensare al passato. No, per me non è passato. Cioè davvero non riesco ancora a perdonarmi tutte le cattiverie che ho fatto e davvero non capisco come Greta continui a farle senza pentirsi. Aspetta, in che senso continua? Cosa sai? Non so niente, so soltanto che l'ultima volta che ci siamo viste stava architettando qualcosa contro Camilla e forse l'aveva anche messa in atto, però non so. Contro Camilla, di nuovo? Sherry, se è vera questa cosa che mi dici, devo assolutamente fare qualcosa per aiutarla. Ma cosa puoi fare? Innanzitutto non siete più amiche, quindi non ti crederebbero mai. E in secondo luogo non sai se davvero Greta sta architettando questa cosa. Vero anche questo. Ma perché non provi a parlarci, cioè almeno con Zoe? No, non so. Allora io vado. Sì, ci vediamo domani. Io oggi mi devo vedere con delle mie amiche qui vicino, quindi non posso accompagnarti. Tranquilla, mi faccio una passeggiata. Va bene, ciao ciao. Quindi dov'è quel bar dove volevi portarci? Dobbiamo scendere più sotto, però non so di preciso. Come non lo sai? Vabbè, nel senso, non so effettivamente dove sia, però ora chiamo un mio amico e vedo. Ok. Va bene. Ok ragazzi, ha detto che mi richiama tra poco. E nel frattempo che facciamo? Iniziamo ad andare, no? No, c'è ancora tempo. Possiamo aspettare. D'accordo. Vabbè, il massimo che possiamo fare, se volete, andiamo a salutare Aurora e Zoe che sono in biblioteca. No, ma per quanto tempo durerà questa messa in scena? Ma poi Aurora come fanno a rendersene conto? Vabbè, ma più che altro io direi quanto Zoe ha intenzione di fingere di essere interessata a medicina solamente per avvicinarsi a Gabriele. Beh, ma per Gabriele questo è d'altro. Ecco ragazzi, mi sta chiamando, arrivo subito, eh. Ok. Aurora, che ci fai qua? Ciao, niente, sto andando da dei miei amici che mi stanno aspettando in piazzetta. Ah, ok.
sai, non è che hai sentito qualcosa riguardo alla conversazione di prima? Sì, ho sentito e non mi capacito come voi possiate dire certe cattiverie. Ma come? Tutta la verità, che non ci credi? Certo che no, e smettetela di diffondere queste idiozie. Allora, fai una cosa, magari la prossima volta chiedilo tu, oppure guarda un pochino i suoi movimenti, magari capisci qualcosa. Ora devo proprio andare, ciao! Ciao! Ok ragazze, ci siamo, possiamo andare. Ah, finalmente. Andiamo. Guarda, io voglio solo ringraziarti per quello che hai fatto per me e per Bea. Sarebbe bello se noi due rimanessimo amici e se tu lo fossi, diciamo, anche con Bea. Ti ringrazio per le belle parole, ma no. Non voglio essere né tua amica né tantomeno amica di Bea. Ho fatto solo ciò che mi sembrava più giusto fare e non mi andava di mettermi in mezzo. Però ti ho chiesto di venire perché ho bisogno di parlarti di una cosa. Mi dispiace tanto, ma non dovevo. No, aspetta, fammi parlare. Lunedì partirò con i miei e tornerò a fine estate, quindi sono venuta solo per salutarti. Come? Sì, è diciamo un viaggio che organizziamo ogni estate con la mia famiglia e in realtà speravo di non partire quest'estate, per questo non te ne ho parlato. Però poi ho capito che non sarei stata con te, quindi... Alla fine uno dei due doveva partire. Probabilmente il destino voleva così. Però dai, sono contenta di averti conosciuto, abbiamo passato dei giorni bene insieme, quindi ti porterò nel cuore. Sì, vieni qui. Ehi, hey, ciao! Ehi, ragazzi! Da quanto tempo che non ti facevi sentire? Sono stati giorni difficili. Che è successo? Diego è venuto a sapere ciò che è successo con Bea e ora non vuole più vedermi. E tu ci stai male? Sono felice per loro, però allo stesso tempo questa storia mi ha fatto capire a chi tengo di più e a chi tengo di meno. Bea mi ha solo confuso, invece Diego non vorrei perderlo. Ed è arrabbiato con me, ha anche ragione. Ma no che non ha ragione, al cuore non si comanda. E poi, da quello che ci hai detto, sembra che anche lei provasse qualcosa per te. Sì, infatti, però lei l'ha perdonato, un po' no. Però ragazzi, non so più che fare. Parla con Bea. Sì, infatti, lei saprà aiutarti. Meglio non tirare in mezzo Bea in questo casino. Ma è l'unico modo per riavvicinarti a lui. Sì, ma se lo dovesse venire a scoprire Diego sarebbe peggio di ora. Ma no, Diego non lo scoprirà, perché dovrebbe scoprirlo? Già la scorsa volta è venuto a saperlo, quindi non lo so, ci penso. Fratello, perché me lo chiedi? No, così, per curiosità. Se vuoi puoi venire a casa mia e studiamo insieme nel pomeriggio, così ti presento anche mio fratello. Ah, ottimo, eh! Complimenti per la partita. Grazie. Allora, continuiamo? Sì, certo. Scusami, andare un attimo in bagno. Sì, seconda porta a destra. Ok, non è che ci devo tuo fratello? No, tanto lui usa sempre l'altro bagno. Ah, ok. Salve. Ciao. Ma per caso c'è Alice? No, guarda, Alice non viene al lavoro da un paio di settimane e penso che probabilmente si sia anche licenziato. Non ne sapevo nulla. Va bene, grazie comunque. Ciao, grazie a te.
Che ci fai qui? Sono venuta per parlare un po'. Non c'è nulla di cui parlare. Zoe, aspetta, non ci posso credere che veramente siamo arrivati a questo punto in cui non abbiamo niente da dirci. L'hai voluto tu, mia cara. Non è vero, le cose non sono andate così. Voi vi siete allontanate senza capire bene perché ho fatto ciò che ho fatto e senza ascoltare le mie ragioni. Ah, certo, ora le cattive siamo noi. Non ho detto questo, sto cercando di dire che mi dispiace per come è andata. Mi manca tanto il nostro gruppo. Non esiste più nessun gruppo. Che vuol dire? Questo, che non esiste più nessun gruppo. Non parli più con le altre? No. E perché? È colpa mia. Vabbè, ti credi sempre al centro dell'universo. Secondo te se noi litighiamo è sempre per colpa tua. Adesso pensiamo ad altro. Ad esempio, Camilla sta conoscendo in chat una nuova ragazza. Che bello, e sono felice, davvero. Cavolo, non avrei dovuto dirtelo. Vabbè, tranquilla, Zoe. E invece tu che fai? Non sono affari tuoi, ora vado. Aspetta, Zoe. Ciao Zoe, mi spieghi perché mi usi per avvicinarti a mio fratello? C'è il libro lettera d'arma. Vediamo. Cosa c'è scritto? Che bello, si parte! Come si parte? Gianluca, che ci fai qua? Mi sono andato. Sono venuto a riportarti le chiavi che hai lasciato nella cassetta delle birre. Ah, ecco dov'era. Grazie. Dove sei stata? Al lavoro, te l'ho scritto. Sì, al lavoro. Vado a dare le dimissioni. Come, scusa? Forse dovresti spiegarmi perché stai facendo tutto questo e mi stai dicendo tutti i cazzate.